Oggi siamo partiti con un'idea ben precisa, che era quella di andare a fare una serie di passi, perché siamo stufi di vedere video di gente che si ribalta sui passi. Quindi, primo passo, Valcava, quello là. Poi Quello là, il più alto. faremo Val Brembilla, Valtaleggio. poi faremo Passo Zambla, Passo della Presolana e... La Malegno Borno. Ma c'è un piccolo dettaglio. Non li abbiamo Siamo partiti... fatti. Già, siamo partiti da casa con 12 ore di ritardo? sì, tra le 8 e le 12 ore di ritardo. Perché faceva veramente troppo caldo. Quindi, come primo giorno, abbiamo saltato tutto quello che dovevamo fare. Non è un inizio incoraggiante, ma noi Ce la faremo. Lapandi e il Volpi, per non dire sempre il Volpi e Lapandi, oggi hanno fatto una Ecco. partenza intelligente. Sono partiti quasi all'ora prestabilita, cioè alle 8 del mattino, Erano le 8:10. per trovarsi inchiappettati nel traffico della salita al Tonale, perché oggi è la domenica prima di Ferragosto. Vai. Questo è quel pezzo dove l'anno scorso ero rimasto incastrato dietro al traffico e tu andavi come una lippa con Vilma. Ah sì! Ma da giù in fondo però! Passo del Tonale! Ho una sete. Narsura? Narsura, No, è sete, non è arsura. Brava, il Tonale ti piace, non c'è storia. Il tonale mi piace, sì. Niente mano sul freno, stringi forte la manetta dell'acceleratore senza muovere le dita, piede sul freno posteriore. Ecco, cosa ho fatto? Porca troia, Pandini! Dai. Perché mi è andata via di culo? Perché c'era tutto l'asfalto sgramulento con le crepe, le crepine, le crepette. Dice che ho frenato sulla crepa, crepina, crepetta. C'era l'avvallamento della crepetta scivolata dentro la ruota. Niente di che. Togli la mano dal freno! Pandi, rilassati perché no, stai andando pianino, pianetto, non ti serve neanche il freno qua proprio. Stai rilassata, Appunto, vai giù tranquilla, non pensare a superare quella macchina lì, fatti le tue curve e basta. però se vado troppo piano, poi non riesco a mantenere la posizione, non riesco a piegare la moto. Sì, non andare esageratamente piano, però troverai un punto dove da quella velocità in su ti senti agitata e allora c'hai la mano sul freno, sei un filo troppo in ansia. Poi c'è da una velocità in sotto che sei talmente sciallata che non fai le cose giuste e una velocità in mezzo dove hai il giusto grado di tensione per guidare bene senza l'ansia. Sì, tieni la giusta marcia, che lei non si arrabbia se la tieni in seconda. Ah, inizia il caldo, mi sembra. Ah, sì, sai, il sole sta salendo. Morbida, 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 morbida. Se va giù lui con il Transalp, ma tu non hai il Transalp. E soprattutto hai delle gomme migliori. Sì. Porca troia, porca troia, porca troia. Porca troia. Perché Ma stai porcatroizzando perché hai rallentato troppo o perché ti sei caccata sotto? mi sono spaventato, ho visto la curva quasi tornante, quasi coso e mi sono ho frenato, ho rallentato troppo. Va bene, Fandi bella, su coraggio, dai. Forse l'ho fatta decentemente. Forse sì, eh. Quella che bello il mulino. Vero, Taglialo ancora un po', Pirlone. Ma tre deficienti? Tre deficienti? Ha tagliato tutti e tre la curva. Cioè, va bene che ci passavamo, però almeno se la però. tagli un po' meno. Sto ancora trattenendo il fiato dall'olio che ho visto. Hai visto solo il cartello. Ho visto il cartello e non importa, è sufficiente. Pessimo.
Pessima, 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 pessima. Cosa hai fatto, pessimista? Ho fatto un tornante di merda. Ho capito, ma per fa cos'è? Però l'ho fatto a due all'ora. Basta, tutto lì. Basta. Passo del ballino, sempre più basso, 750 metri. Passo San Giovanni, 287, vabbè, adesso però sono esagerato. A calare. Mandiamoci un video messaggio per il futuro. Se l'anno prossimo ci Allora. propongono di prendere ferie durante la settimana di Ferragosto, Gli facciamo il dito medio. ecco, perché fa troppo caldo, c'è troppa gente e non è piacevole. Cioè, nel senso sì, è piacevole, ma meglio farlo in un altro momento. Come sta andando questa discesa, tesoro? Ma non malaccio. Sì, la rottura di coglioni è che non ti puoi guardare in giro. Perché freni, porca puttana? Vai Tatina, vai piano, ma vai. SP64, bella. Belle le curve, bellino l'asfalto, tutto sommato. Fresca perché a Londra alle 6 del 10 di gennaio, 11 di gennaio, sì, di agosto. Ma sei stanca, Tata? Perché Perché? hai guidato tutto il giorno senza toccare i freni e adesso li tocchi in ogni curva. Perché sto andando velocina, sono in quarta a 70 all'ora. Mi sembrava che oggi andavi come adesso, ma mi sembravi più rilassata e quindi meno frenante. Magari sbaglio io, eh. Non li faccio bene, non li faccio rilassata, non li faccio. Li faccio, per l'amor di un Dio, li faccio, ma. Cioè, non sono spaventata quantomeno, però cacchio, è proprio farli con gli oli santi. È fastidioso, cioè, anche qua arrivo qui, scalo una, scalo due, basta, mollalo sto figa di freno, accelera. Qua adesso sono già in seconda, non posso scalare, mi tocca frenare. Vabbè, ci sta. Sì, poi però freno troppo. Porca puttana. C'è? Mi ha fatto brap. Ah, sì, schiacciato una cacca, si vede. No, no, quella l'ho fatta io, la cacca è Ah, no, ti diversa. assicuro che è sulla ruota. Mi ha fatto brap perché ho schiacciato una cacca. Siamo tutte uguali. Tutte uguali siamo, altro che la parità dei sessi. L'hai visti i due che sono venuti su? No. Lei tutta così, tutta rigida, tutta inchiodata e lui dietro tutto sciallo che scalda le gomme. No, che scalda le gomme no, vedevi lei che sta imparando, sta. E lui dietro Sì. che. Non c'è niente di male, No, 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 appunto, non c'è niente di male. Carapandi. Volpi, caro Volpi. È Anche il giro di oggi volge al termine. ora di salutare tutti, siamo quasi a Trento. Che giro abbiamo fatto? Boh. Cioè, no, non è vero, boh, siamo arrivati a Base Tuono, che era la nostra meta. Per quali strade, come dice il Packer, un po' per di qua, un po' per di là. Poi il Volpi, che è uno che ne sa, vi farà tutto lo spiegone di dove, come, quando. Una cosa è certa,
Faceva un gran caldo. Ha sbagliato Spiaggia. strada, porca miseria. Fossi in te, farei il giro da dentro qua. Nel parcheggio, Sì. esatto. E comunque, giusto in chiusura, io voglio imparare a fare i tornanti. Va bene. Non è che ho avuto paura da dire Dio mio, mi devo fermare perché ho avuto paura. Non ne ho fatto uno tranquillo, uno che mi abbia soddisfatto, che io abbia detto l'ho fatto bene. Cioè, non c'è stata quella volta che dici dai che l'ho fatto, non dico bene, ma almeno da darmi un 6 e mezzo. No, erano tutte 5 e mezzo, 6 meno. Sei Sei meno meno meno, perché poi in su, in salita, i tornanti sono fighissimi, perché il controllo ce l'hai tu, è in discesa che mi fregano, perché freno troppo poco, inizio a frenare, poi come faccio a mollare il freno dopo che ho mollato, cioè dopo che ho, cioè quando ho il freno tirato, quando freno per scalare la velocità, soprattutto se freno con l'anteriore. E poi non ho il coraggio di mollare il freno. Poi arrivo troppo piano, arrivando troppo piano non riesco, cioè se apro fa whisky throttle. Se non apro rischio di fare tuk perché vado troppo piano, ci manca solo di scendere a spingere e andrei più veloce. Non siamo mai venuti a Trento. Boh, in questo momento sto lottando con me stesso per arrivare in hotel. Cioè, se fosse per me, mi metterei lì seduto per terra adesso. A piangere. No, no, mal di testa, caldo, sete, Io ho preso fame. il brufè. Io ho preso l'Aulin e sto da Dio. Perché avevo il mal di testa probabilmente da caldo. Quella. No, mi sa che non siamo mai venuti a Trento. Dai, 600 metri, Ma come mai? 600 fottuti cazzutissimi metri, credo che sia. Dovrebbe essere qua, Hotel Everest. Mettiti qui un secondo, poi decidiamo cosa fare. Passo del Rombo, la strada più alta d'Europa. Landeck, Austria, Kjobbigina. Pochino. Adesso.